Leandro Marmo, lo scultore che il papà era di San Rufo, quindi lui ci ha tenuto molto a venire a San Rufo e a portare questa sua opera proprio per una riconoscenza alle origini di suo padre, e quindi nello stesso tempo lui ancora oggi ha degli amici e soprattutto ha dei parenti a San Rufo. Per noi è un grande onore, anche perché è l'artista del Papa Francesco, e quindi ha fatto già delle opere nei giardini del Vaticano, e non a caso il Papa oggi lo paragona al Michelangelo dei tempi nostri. A nosotros es un honor. Lui diceva che si sente molto contento, che abbiamo una comunità enorme dentro dei 650 mila abitanti che ci siamo a Merlo. Una grande maggioranza è di origine italiana, che questo sarà il primo passo e speriamo di andare tanto, però tanto avanti tutti insieme. Per me San Rufo è mia terra, è dove è nato mio padre, però non credo che sia questo il desiderio che io posso legare in questa opera. Io credo che il desiderio è fare un gemellaggio di due culture in una cultura di l'incontro. E questa serata per me è una scusa perfetta per trovare in San Rufo un posto di trovare due culture diverse. Credo che se fa questo, per me San Rufo è più bella, la più bella che Parigi anche. È un modo per segnalare alla comunità che personaggi illustri appartengono alle radici, alla terra, al sangue di questo territorio. Mi pare che questo rientri nei doveri di un primo cittadino e di un'amministrazione locale. Dopodiché bisogna essere anche orgogliosi del fatto che questo artista è un artista esaltato dal Papa e definito come addirittura il novello Michelangelo, uno scultore di grandissima rilevanza internazionale, e penso che possa essere da questa sera possa essere esibito questo orgoglio di questa comunità. È un'iniziativa importante e la nostra presenza, anche la mia presenza di consigliere qui regionale della Regione Campania, sta qui a sottolinearlo, e anche per noi Regione Campania è un motivo d'orgoglio.